Cos'è questo rumore? Ciao Lollina, c'è qui Lara che sta praticamente giocando con la ruota. Lascia like, iscrivetevi, mi piace questa ruota. Sì, ho visto che appunto vi divertite parecchio e quindi vogliamo aprire ancora dei giochi, ma affidandoci alla fortuna. Abbiamo sempre quelle due skipper da aprire. Abbiamo la Adorable Wave 3, insomma abbiamo i Lolli, i Mini Brands e quindi... E quindi gira la ruota e sbrigati. Ok, Lolina, grazie. Comunque ragazzi, buongiorno e bentornati e soprattutto se vi va iscrivetevi a questo canale perché appunto ci divertiamo insieme tutta Lasciate l'estate e anche like. dopo. Lasciate un bel like a questo video e comincia. Lascia like, ok? Lasciate like, avete fatto? Dai. Aspettate, noi Aspettate. Stella vi sta guardando. Fatto, l'hanno fatto. Ok, adesso possiamo andare avanti. Stella, si sono iscritti? E che ne so? Dai, chicca, Secondo me sì. gira la ruota. Io Anzi, così che è più non divertente. credo che arriverò alla fine di questo video. Perché? Perché Lara sta appoggiata col gomito sulla mia coscia e mi sta facendo un buco nella... Adesso Mini dobbiamo... Brands! Mini Brands! Ma che ci importa della tua coscia che ti fa male lei col gomito? Apriamo! Grazie, Aiuto! grazie. Molto solidale con me. Allora, una pallina Mini Brands. Che bello, sono contenta. Mettiti qua. Gira te la ruota? Ah, vado Sì. anch'io? Una cosa per uno? Vai. Vado, questo? 100 anni. Airdorables! Noi abbiamo questa, spegniamolo, ok. Noi abbiamo questa. Un altro? Ma sì, Lollina, dai, apriamo due cose. Pronti? Vado? Ok, Vado vai. io? Sono curiosa! 100 anni dopo. Vediamo un po'. Qualcosa lollettoso sarebbe il caso, eh? Vediamo un po'. Lils! Nils. Quasi boys, mannaggia. E vabbè, è uguale, dai, ci piace lo stesso. Ok, allora, oggi andiamo ad aprire una Lils, quindi serie 5 delle LOL Surprise, la versione che potrebbe avere o una Lil o un Pet. Questa è una Wave 1 e una Airdorable Wave 3. E niente, questo un'altra volta, anche i Lolli, mannaggia, vabbè, ce la faremo. Sì, io non vedo l'ora di aprire i Lolli. Anzi, quasi quasi, li apro da sola senza che loro sappiano. Lina, ti Niente! Ma sì. sento. Allora, ragazzi, Stella, scusami. Levati un attimo. Ok. Allora, andiamoci a vedere finalmente questa serie 3. La di... Guardate Che che furboni. hanno fatto? Perché se voi facevate Sì, così, nelle serie si precedenti si vedeva. riusciva a capire un po' lo sfondo. Adesso hanno Hanno messo. sigillato tutto, Che vero? furboni. Eh sì, per evitare che appunto si capisse troppo. Perché doveva essere tutta sorpresa. Questa nuova serie, che particolarità? Che si apre così, fu, fu, fu. Va bene, a parte questo, ma questa nuova serie che particolarità ha? Leggi qua. Color, crimp, curl. Quindi, Cambiano colore. sì, praticamente Hanno la all'interno hanno una piastra ciocchina, una da ciocchina colorare. che si può anche far diventare frisé, si può arrotolare. Apri, dai. Dai, non essere prolissa, apri. Dobbiamo scoprirlo tutto insieme a voi. Se magari si apre. Un attimo prendo. Dalle qualcosa, dalle un coltellaccio, una scimitarra. No, non ti preoccupare, adesso Lara, con una forbicina aprirà tutto. Nel frattempo io potrei togliere uno strato alla Lils. Oh, queste sì che sono cose intelligenti da dire. Vado io? Lollina, vai tu, ti do una mano? Grazie, grazie, aiutami. Chissà che troveremo nelle Lils. Mentre Lara sta cercando in tutti i modi. Scusa, Lollina, ti ho battuto un attimo. No, no, tranquilla, basta che apri. Lollina, non riesco ad aprire neanche io. Ma cos'è oggi? Una congiura? Ecco, io ce l'ho fatta. Ok. Vuoi che ti aiuto? Ah. Io No, no, intanto vai tu. levo la pellicola. Un indizio! Un indizio. Nei vostri sogni. La pellicola è un Aspettate, indizio. ho trovato un indizio. Questo indizio. La Un pellicola. Ok, cellophane, ok. Vai, vai tu. Allora, la guardate questa scatola. serie. Allora, pull, che significa? Brava. Tira. E tu che farai adesso? Tiro. Sotto è uguale a prima. Questo BCD. Ah! Wow! Allora, 1, 2, 3, Questa volta. 4. Quante Mille. cose! Allora, fatti un po' di spazio. Bene. Cioè, guardate, Che carino il guardate. set! È ancora più carino di quello di prima. Prima si apriva a libretto, diciamo, così si apriva. Invece adesso ha questo playset che esce questo sfondo, che è uno sfondo alto di parrucchiere.
E beh, se hai i capelli da arricciare, fare, cosare. E qui ci sono i nostri camerini. E qui ci sono appunto i nostri scomparti. Partiamo dal numero uno. Sono diversi. Prima avevamo i budini. Invece ora... Oh, i sacchettini! Guarda, un po' per niente non ricordano per niente le LOL. In effetti. Chi c'è? Cos'è? Una scarpina. Una scarpina non a fuoco, quindi... Pensate al... Sta cadendo tutto. Gli un adesivo, ok. E un adesivo finto glitterato, perché sembra glitterato, ma non è. E due scarpine con le ali. Che carine. Sai chi mi ricorda? Chi? Sembrano i pattini di Soy Luna, però, sì. però non hanno le ruote. Esatto. Vero? Giusto. Ok, siamo arrivati dai budini a queste bustine. Meglio, perché quelle scatoline a forma di budino erano da buttare, quindi fondamentalmente c'è un risparmio di materiali. Il bello delle Air Durable è che hanno la scatola di cartone, quindi quando dovete smaltire i rifiuti si schiaccia e si butta facilmente nella carta. Invece il numero 2 che cosa ci riserva? Un'altra bustina. Questa è bella ciaciona. Due sole. Mentre tu forbici. Apri con la forbice, io mi tolgo la prima pellicola della mia lenso. Che ne dici? Così andiamo avanti in parallelo. Facciamo uno scarto di coppia. Allora, vestitino e 100% style update. Abbiamo già trovato questo indirizzo. Questo qui ti torna? Lo ricordi in qualche modo? Questo? No, mi sa di no, non mi ricordo, ragazzi. Qui abbiamo trovato una foto di un Air Durable. Esattamente. E delle ali. Aluce, carino, già mi piace. Da mettere nel dito. Questa è la checklist. Ci guardiamo anche la cartina della serie 3, che sono queste qui. Wow, sono praticamente le nostre ragazze. Oh, che belle. Allora, questa volta sono 39. Mamma mia, sono tantissime. Allora, che belle che sono. Belle of the ball, wild cat, no, OOTD, outfit of the day. Che bella questa con i capelli rosa. Che belle, sono veramente tutte carine. E io mi sono, scusatemi, ma mi sono autospoilerata quella che abbiamo trovato, non ve lo voglio dire, ma diciamo che l'ho un po' capito forse. Chi è? Quindi questa volta posso dire ho già capito. Niente, non te lo faccio vedere perché forse tu non hai capito, mentre invece io sì. Allora, vai avanti tu e vado avanti anch'io, mentre tu stacchi quella, io tento di spellicolare qua. Chi è? Tenta a non tagliare quello che c'è dentro, perché se c'è il vestito lo tagli... E addio per sempre. No, non sia mai. No, il vestito è attaccato. I capelli. Allora, questa è la ciocchina. Allora, qui c'è un'altra foto. Sì. Sarà la foto della Air Durable? Direi di no. Ah, c'è una petta. E c'è una ciocca di capelli. Bella bionda. Con una petta. Com'è? Morbida? Bella. Allora. Da mettere la nostra bambola per poi tingere la ciocchetta. Oppure pinzettarla, eccetera. Io sono al secondo indizio, alla seconda pellicola, e ovviamente non ho trovato niente, invece vado avanti con il terzo. Non si trova niente. Ok, Chicchetta, vai allo sportellino numero 4. Vai, vai. Vediamo un po'. Ho fatto molto fatica a tirarlo fuori perché guardate cos'è. È gigante. La tagli dell'interno della bustina. Qui succede un disastro. Non sia mai. No. Cos'è? Il pennellino. Cambierà colore quindi, mi sa, no? Sì. Perché tra l'altro, guarda, è spugnettoso. Ma bella sta cosa. Ok. Vado io? Vai. Sono molto curiosa della bambolina che troverai e sono anche curiosa di quello che troveremo noi. Allora, invece qua dentro sbordano delle... Non sia mai che troviamo un lollino, ma non abbiamo mai trovato un lillino. Un lillino, non abbiamo mai trovato un maschietto. Mi è volata una... No. Non mi dire. Verde e dorato. Io ho un'idea. Anche tu, Chicca, hai un'idea? Oggi ho le percezioni io, non capisco mai niente. Invece questa volta in realtà ho capito chi è la Dorado. Guarda un po' chi c'è qua.
già capito. Tra l'altro, prendi un po' la sparkle. Abbiamo fatto una coppia. Vero? Perché abbiamo appena aperto una LOL Sparkle, lo avrete sicuramente visto nel canale, e abbiamo trovato Faro Babe. Ina. E questa invece è Faro Babina piccolina. Eccola qua. Oh, guarda un po' che coppietta carina. Oh, ma lei glitter, perché io non ce li ho? Perché tu saresti sorella della prima Cleo. C'è un'altra Cleopatra, ma quante ce ne stanno di queste Cleopatre? E 100.000. Che ne so? Allora ragazzi, noi questa Lillina ce l'abbiamo già, quindi per noi questa è una piccola doppia, ma la porteremo a Cinecittà World quando ci sarà lo scambio delle LOL, quindi 14 luglio. Se il 14 luglio sarete a Cinecittà World, il parco del cinema tra Roma e Pomezia, oltre a passare una giornata insieme a noi, oltre a fare il bagno in piscina, alle 12 in piscina ci sarà lo scambio delle LOL e noi scambieremo con qualcuna di voi questa, questa Lils, quindi portatevi i vostri doppioni, venite assolutamente, e giù in descrizione vi metto il codice che è LOLBABU, che serve per acquistare i biglietti, mettendo il codice si avrà anche diritto al braccialetto che vi porterà al nostro evento, quindi mi raccomando vediamoci quel giorno perché sarà troppo bello, sono sicura, e appunto noi porteremo le nostre doppie per scambiarle insieme a voi, ok? E ora Cleopatrina, spostati un attimo perché... E una cosa. Che cosa? E sapete una cosa? Che? Se voi leggete nella mappa eventi, sì? Nella mappa ci sta il nostro, la nostra scritta. C'è scritto party, LOL Surprise Party by Babu. È vero, sì. Infatti Laura adora prendere la mappa a Cinecittà World perché trova il nostro nome ed è contentissima. Bene, apriamo la bambola? Ok. Vai, ci e siamo. E se voi andate a Cinecittà, sì? Voi fate una foto alla mappa col nostro nome. E taggateci, taggate Babu It. E taggateci. Così vi salutiamo. Ok, vai? Sì. Ma cos'è? Volevate. Ma ce n'è... Lei è rimasta nel budino, quindi. Abbiamo okay. trovato lei nei vostri sogni. Ok. Aspetta che dietro si vede. Occhio, ricordati che dietro è aperta. Quindi, pronta a spellicolarla? Willow! È la prima volta che troviamo Willow. Sono contentissima. L'avevamo già. No. No. Vediamo un po'. Che trecciona. Aspetta che... Oh, allora il piedistallo! No, dimmi di sì. Oh, meno male abbiamo tolto questo. Se lo lasciavamo dentro non lo trovavamo. Ti rendi conto? Se no. Mi raccomando, ragazzi, ecco, togliete questo involucro perché sennò rischiate che il piedistallo rimanga qua dietro e non lo vedete. Buttate tutto. Oh, che bella cosa. Allora, il piedistallo. Ma come? Ma è? È un piedistallo. Nix. Ecco, strano. Bello però, perché in effetti, essendo capoccione, se lo reggi solo per i piedi, magari si piegano. Invece così lo regge perfettamente. Che carina, è bellissima. Allora, ha il mega treccione. Chissà se lo scioglieremo o no. I capelli sono sempre di una sofficiosità meravigliosa. Fammi sentire. E questa ciocchina, ho visto già sulla checklist, dovrebbe cambiare. No, scusami, c'è il piedistallo? Perché non lo uso? Ecco, niente. Ecco, tesoro, stai qui sul tuo bel trespolo. Ma mi hai messo a rovescio, scusa. Adesso dobbiamo prendere del ghiaccio e bagnare o con l'acqua molto fredda o con il ghiaccio questa ciocchina. Io con il ghiaccio. Pronta? Sì. È caduta Rollina, sta entrando la nostra vasca da bagno. Guardate che carina, con i cubetti di ghiaccio a forma di cuoricino. Oggi il suo stralusso. Che abbiamo così utilizzato per fare questo stampo, l'abbiamo utilizzato per fare il tutorial della festa del papà. È vero, per fare i cioccolatini, ve lo ricordate? Su Mega Wow. Se non l'avete visto, andate a vederlo su Mega Wow perché è un video molto carino. Iscrivetevi a Mega Wow, anzi. Esatto. Allora, intanto la Lils si fa il bagnetto, così cambierà colore con tutta calma. Mentre la nostra ciocchettina, e potremo farlo in due modi. O utilizzando il suo pennellino che è stato messo a contatto con il ghiaccio. Vediamo se funziona. Sì, ma sì che funziona, guarda, pazzesco. Oppure utilizzando, provo direttamente col cubetto di ghiaccio. Vediamo. Vai, che... prova. Vado? Vai. Vado. Sì, vai. No, guardate, sta diventando rosa pure il cubetto. No, ma è pazzesco. Ma cambia tantissimo. Ma che meraviglia. Sono incantata da questa cosa. Allora, questo si può mettere bagnato in congelatore. Noi adesso l'abbiamo appoggiato sul cubetto di ghiaccio e ha cambiato subito. Vediamo se uno la bagna invece nell'acqua, che succede. Se anche quegli altri, vedete qui è ancora un po' biondina. Ecco, nell'acqua fredda diventa proprio super super fucsia. Che carina, è troppo bellina, è veramente dolcina. Ragazzi, abbiamo fatto un unboxing con la ruota, ma è stato un unboxing super super cambia colore.
Ti è piaciuta? Sì. Divertita? Sì. Bello? E la nostra Willow è veramente carina, carina, carina. E senza il cerchietto unicorno che aveva nella prima serie. Questa, guardandola nella cartina, è la versione base, cioè questa qua, Signature, eccola qui. Quindi queste sono le ufficiali, come possiamo, non so come altro dirlo. Mentre, come ben saprete ormai da ogni serie, l'avete già visto, che ci sono poi delle varianti. Quindi le bamboline sono sempre loro, sono sempre le stesse 12, ma ogni volta loro hanno un look diverso, una pettinatura diversa, degli accessori diversi. Allora, noi abbiamo trovato la cambia colore, ma queste bamboline possono cambiare colore, essere crimpate, curlate e ci sono rare e ultra rare. Ora al momento non ho capito bene la nostra qual è, ma penso che le rare e ultra rare siano le altre varianti, quindi la nostra versione dovrebbe essere comune. Che cosa significa crimp? Vuol dire che arrivano insieme a una mini piastra a freddo che, schiacciando la ciocca di capelli, la rende frisée. Mentre invece quelle colorate appunto si possono colorare e quelle invece curl si possono arricciare, quindi hanno un micro ferretto, ovviamente a freddo, che arrotolando la ciocca la lascia poi in posizione. Carine, carine, ovviamente tutta la particolarità è tutta in questa ciocca. La cosa bella è che questa ciocca, avendo una mollettina, si può sì attaccare alla bambola, ma volendo potete attaccarla anche ai vostri capelli, quindi è una cosa in più carina. Che cosa ne pensate? Vi piace questa nuova serie? Le Airdora Balls sono una bambola relativamente nuova ed è secondo me una delle più carine degli ultimi anni, hanno delle faccine veramente molto carine, secondo me sono anche molto giocabili per la loro misura, per la loro dimensione. Ragazzi, grazie per aver visto quest'altro unboxing, rimanete con noi perché allora alla ruota ci diverte un sacco, abbiamo da aprire ancora i boys, abbiamo ancora delle bamboline lì dietro, insomma c'è da divertirsi, quindi restate con noi e mi raccomando, per non perdervi i prossimi video, iscrivetevi al canale, ricordatevi dell'evento, leggete tutta la descrizione. E tanti baci, un bacio a tutti quanti e qui ci sono i bollini dei canali. Iscrivetevi anche al canale della posta che sta andando benissimo, sta raggiungendo un sacco di iscritti, è solo merito vostro e qui vi metto qualcosa di carino da vedere dopo. Ciao ciao. Ciao.